Abbiamo terminato in questo momento di lavorare insieme per la chiusura del progetto Atlantide. Abbiamo completato le ricerche di Buca con pochi risultati, nel senso che non abbiamo trovato di certo l'antico porto di Buca, ma soltanto qualche frammento di ceramiche. Siamo state a Tremiti, abbiamo fatto questa lezione di archeologia subacquea molto bella con il sud di Bari, siamo state anche ad Egnazia e come vedi ti ho coinvolta dalla nostra prima conoscenza a novembre per la conferenza di Petacciato. Sei stata coinvolta pienamente in questo progetto. Cosa ne pensi? Che emozioni riporti? È stato emozionantissimo sicuramente, un'esperienza unica nel suo genere. Poi anche l'argomento, comunque l'archeologia subacquea è già di per sé una scienza che comunque è misteriosa, che attrae. E quindi ti voglio ringraziare pubblicamente per questa bella occasione che mi hai offerto. E invece io volevo chiedere a te com'è nato proprio quest'idea del progetto Atlantide? Questi sono gli amori segreti che ognuno di noi si porta dietro. Siamo passati 4 anni fa da quella che era una ricerca personale alla creazione del progetto Atlantide per una quarta A del liceo scientifico Cirillo di Bari, presso il quale io insegnavo italiano e latino, in questa classe in particolare latino. E il preside di allora, professor Antonio Di Tollo, mi pregò di portare a termine questa progettazione di Atlantide, sapendo di questa mia passione, ne avevamo parlato tante volte. Alla fine riuscimmo a organizzare un bellissimo progetto che con delle tematiche un po' più ampie, diverse, con la sovrintendenza di Napoli, dei beni archeologici di Napoli di Caserta, e sempre con il Museo di Egnazia, con la sovrintendenza delle Puglie, sempre con il capitano Michele Miulli, naturalmente coinvolgendo tutti i docenti interni di questa classe con una programmazione di programmi speciali italiano, latino, scienze adeguati, appunto anche filosofia, storia, adeguati al progetto. E completato questo esperimento, diciamo questa esperienza nel 2007-2008, io poi sono andata in pensione e quella che era l'equipe di ricerca che da 10 anni andava avanti con una progettazione frequente anche di altri temi, progetti, eccetera, e si era sciolta venendo meno io da organizzatrice interna. Quindi poi per un anno sono stata ferma, ma il capitano Miuli e la dottoressa Carrieri non si rassegnavano a questa inattività, per cui mi hanno pregata di riprendere una progettazione scolastica. Io ero un po' scettica perché, dati i tempi che corrono, non credevo di potermi reinventare un'attività al di fuori della scuola. Invece poi con il progetto Atlantide, riproposto a Fasano di Puglia l'anno scorso presso una scuola elementare, per 7 quinte elementari, per un totale di 180 alunni, lo abbiamo fatto sempre con la stessa equipe, con Ignazia e con altre esperienze, con i subacquei. Poi quest'anno, cioè l'anno scorso esattamente a settembre 2009, passando da Termoli, proposi al preside Mucciaccio il progetto Atlantide, ma naturalmente con un certo scetticismo, perché lì per lì il preside mi sembrò una persona un po' antiquata, un po' tutta ad un pezzo. Poi invece, con mia somma meraviglia, dopo poco tempo mi telefonò dicendo che il progetto Atlantide lo voleva realizzare a patto che io inserissi la ricerca di Buca. Onestamente non sapevo cosa fosse Buca e gli chiesi: per me va bene, ma cos'è Buca? Disse: no, un antico porto trentano prima di Roma. Mi spiegò, disse: va bene, preside, non credo che ci siano problemi per questa sua richiesta. Naturalmente non avrei mai pensato quanto lavoro e quante ricerche e quanta preparazione proprio la ricerca di Buca gli avrebbe imposto come lavoro extra.
Perché non era il discorso tanto di non conoscere la storia di Buca, ma e soprattutto essendo Buca una città fantasma, un porto citato sì da Strabone, abbiamo studiato insieme tante cose, ma non ben definito il luogo dove esso si trova. E così ci è voluta un'immensa mole di lavoro, sia nell'organizzazione che nel coordinare i lavori. Tu hai condiviso con me questa esperienza in particolare di Buca, abbiamo lavorato tanto extra, diciamo, orario previsto per il progetto, però voglio dire oggi, stasera, che abbiamo completato anche il lavoro da proiettare per domani, credo con ampio successo di aver realizzato insieme a te, insieme a tutti gli altri, e grazie al Preste Nucciaccio e alla sua organizzazione, il progetto Atlantide. Devo ringraziare anche il preside Quindi, Mucciaccio che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto inserire. penso proprio di sì, perché senza una persona così poliedrica, così di ampio respiro, così colta, un manager dalle ampie qualità, credo che proprio un progetto di così grande livello come risulta ed è risultato questo progetto Atlantide Ignazio tramite Buca non si sarebbe mai realizzato. D'altronde tutto il materiale fotografico, tutta l'innovazione del progetto, perché noi abbiamo assistito dal vivo Sì. alle immersioni dei subacquei di Bari, dei carabinieri. È stata una cosa eccezionale, poi anche questa sponsorizzazione che abbiamo avuto grazie al preside Mucciaccio dell'Assonautica, della Federcopesca, del comune di Petacciato, del comune di Termoli, dell'Archeoclub di Termoli e tante altre persone, La la soprintendenza, quindi. soprintendenza, quelle già lavorano automaticamente per noi, Però è cioè stata collaborano con presente noi, però Alfonsina la Russo. dottoressa Alfonsina Russo, la dottoressa Miranda Carrieri, il capitano Miulli, l'avvocato Luigi Zuccarino, Lucia Checchia, la sottoscritta Rosalia Ruggero, diciamo che abbiamo svolto un lavoro anche di interviste con i pescatori, ne abbiamo fatte di tutti i colori, ragazzi, non sappiamo proprio più, non sapevamo cos'altro fare. E finalmente possiamo dire che è terminata questa esperienza, perché la stanchezza è Sì, tanta, ma comunque anche la soddisfazione, penso. sicuramente. Anzi, è più grande la Ma soddisfazione davvero dobbiamo della. mettere la parola fine o pensi che dobbiamo continuare le Siamo ricerche solo per all'inizio, Buca? siamo solo all'inizio. Visto che Dimostriamo Lucia è per innamorata di Buca e io sono innamorata di Atlantide, speriamo di trovare un altro preside l'anno prossimo in qualche un altra scuola del appello. Molise che accetti Di portare avanti di questo bellissimo realizzare un progetto. ulteriore progetto Atlantide, ma con in specifico Buca. Quindi alla ricerca di Buca No, e non finisce qui. non finisce qui, ne combineremo delle belle, ragazzi, ve lo promettiamo. Grazie Lucia di cuore per tutto il Grazie lavoro e grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito. anche a te. Grazie.